Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 29 ottobre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Thai, la Galvalux riaccende le luci al Palaghiaccio. L'azienda di Nebiu dà 100.000 euro per le bollette. Riapertura a giorni. Tutto fermo invece ad Alleghe. Il club chiede finestre nei fine settimana. E la fotonotizia del giorno di apertura è dedicata al quarto anniversario della tempesta Vaia. Sui campi di Vaia, 4 anni dopo, promesse e lavori. Vediamo la luce, spiega in questo caso il Corriere delle Alpi. Tempesta Vaia, 4 anni dopo, 3 morti, 3 miliardi di danni, 2.500 cantieri, 1 miliardo di investimenti. Che cosa resta da fare? Altri 360 cantieri sono partiti o stanno per farlo, risponde il presidente del Veneto, Luca Zaia. Ma andiamo all'interno del giornale, alle pagine che vengono riservate alla provincia di Belluno e che si aprono con una notizia di carattere sanitario. Ictus nell'ULS1 arriva Rapid, una rete di dati per diagnosi veloci. Il sistema di intelligenza artificiale è collegato alle TAC, una app per allertare tutti i professionisti del settore. Belluno fa da capofila, sistema ancora più utile in un territorio montano, sottolinea la direttrice sanitario De Marco. Maria Caterina De Marco, che non ha nascosto il suo orgoglio. E poi ci sono le pagine dedicate alla tempesta Vaia, al suo anniversario, con il parere anche dell'assessore regionale all'ambiente Bottacin. Deroghe sui lavori, una lezione per le Olimpiadi. Quanto è stato fatto da Vaia, sostiene l'assessore, anche nelle procedure può essere preso d'esempio. I serrai di Sottoguda per l'estate 2024, vediamo la luce in fondo al tunnel. Il sindaco di Roccapietore, arrivati 120 milioni su 150, si è lavorato solo su argini e briglie in alveo. E poi un'altra sottolineatura, effetto emergenza, le regole hanno fatto squadra per affrontare quanto capitato. La prima catastrofe affrontata con i social, l'appello da Feltre, basta con la retorica. Quella maledetta sera, nelle pagine del Duca, l'autore Melchiorre, scrivevo al lume di candela. Cambiamo argomento. Le prescrizioni alle sagre sono misurate sulle singole realtà. Questa è la sottolineatura del prefetto di Belluno, che interviene dopo le critiche delle Pro Loco sulle regole giudicate troppo onerose per organizzare qualche manifestazione. L'analisi del rischio alla base delle decisioni delle commissioni comunali e del comitato provinciale. Negozi in crisi, l'ASCOM tasse comunali a rate, ma la strada è in salita per la realizzazione di questa proposta. Crescono i costi bancari, la di Consum è legittimo, ma non è il momento. Ed eccoci sulla pagina di Feltre, che si apre con una intervista a Don Diego Bardin. Pochi alimentari per 700. Ma la vera emergenza è trovare casa. Nel 2022 è aumentata l'occupazione, ma molte famiglie devono fare i conti con i debiti pregressi. Si tratta di un bilancio che fa il punto sulle difficoltà di tante persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Difficile trovare abitazioni in affitto, lista d'attesa lunga con il mercato fermo. Chi fa uso di droga, alcol o è ludopatico difficilmente accetta di farsi aiutare. Queste due altre sottolineature, evidenziate dal Corriere delle Alpi, rispetto al bilancio proposto da Don Diego Bardin.
che ha fatto presente appunto che sono circa 700 le persone aiutate con la distribuzione dei pacchi alimentari in quel di Feltre. Lavori pubblici e urbanistica. Escalette, la nuova dirigente del comune di Feltre. Fusaro ha firmato il decreto di nomina e ha ricevuto l'architetto. Le partite aperte e quelle future sono molte. Il ruolo sarà cruciale, ha sottolineato. Un vademecum per i sindaci sulle emergenze. Questo è uno degli aspetti messi in evidenza dalla esercitazione di protezione civile a carattere triveneto che è in corso a Feltre. Pensionamenti in vista all'ospedale. Al 31 dicembre lasciano Simioni e Bonso. Il direttore del Dipartimento di Area Medica ha maturato 45 anni di servizio, il primario di cardiologia ha 69 anni. Se rende il grappa, si aggrava la crisi idrica, rifornimenti dei pompieri. E ancora da Se rende il grappa, 3 giornate a Rasai con i sapori del passato. Ultimo saluto ad Alessandro con il suo vestito della laurea. Cerimonia ieri per il giovane morto sulla strada 203 a Gordina per evitare lo scontro con un cervo. Tanti colleghi di Luxottica accanto agli amici e ai parenti e poi il trasferimento a Codogné. In 376 di corsa a Casteldardo, in comune di Borgo Valbelluna, tutta la scuola alla campestre, riproposta dopo anni la prova d'istituto che ha coinvolto gli alunni del comprensorio di Trichiana tra tifo e applausi. E rimaniamo sempre in Valbelluna, Eptacostan, cassa integrazione all'orizzonte, l'idea presentata ai sindacati per gestire il forte calo di ordini. Stop più lungo a Natale, a rischio i 280 contratti a termine per lo stabilimento di Limana. Alla Repubblica Operaia dell'ex ACC di Mel, l'UVE SEST celebra il salvataggio riuscito. Il campiello in fabbrica è diventato un'occasione di riflessione. Imprenditori e istituzioni, il gioco di squadra ha difeso pure la ceramica. E andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Case vuote, affittatele agli operatori sociosanitari. Questo è l'appello dei sindaci dell'Alpago ai concittadini. La casa di riposo di Puos ha bisogno di alloggi per ingaggiare operatori da fuori e aprire il terzo nucleo. Offrire casa è infatti una delle condizioni utili per riuscire a convincere operatori che non abitano in provincia di Belluno a recarsi, nel nostro territorio a svolgere il loro servizio. E sempre dall'Alpago, piccoli sodalizi a scuola d'Europa per collaborare. Le opportunità internazionali per le associazioni e i contributi dall'Unione Europea saranno al centro di un incontro con gli esperti. E sempre dall'Alpago si piange Padovan, l'artigiano mobiliere che innovò l'arredamento. L'ultimo saluto stamattina in chiesa a Farra. Comitato di Polpette e accanto all'anziano si celebrano le assemblee. Cincinighe si ferma oggi alle ore 15 per l'ultimo saluto all'ex senatore Donato Manfroi. Era anche ex sindaco. Si è spento a 82 anni, funzionario INPS e insegnante, è stato primo cittadino anche a Valle di Cadore. Ad Agordo, emigrazione in mostra nella sala Don Tamis. Siamo a Cortina, un aiuto ai malati oncologici, fisioterapia gratuita a Fiames. Orlando Volpe Maruggi ha conseguito specializzazione ad hoc. Ogni paziente segnalato dai medici di base avrà piani di lavoro personalizzati. Doppio distacco di sassi nella parte superiore della croda rotta a Cortina. Quattro
Cuore Galvalux, il palaghiaccio dei Thai riapre e qui viene approfondita la notizia che era stata lanciata con evidenza in prima pagina. L'azienda sottoscrive un contributo da 100.000 euro garantita la stagione, si riattivano i macchinari per preparare il fondo della struttura. L'accordo col comune è valido fino al 31 marzo, soldi destinati a pagare solo elettricità e gas. Alleghe, la resistenza è al limite. Troviamo finestre di utilizzo per quanto riguarda il palaghiaccio. Già avere l'impianto nei fine settimana per tutti noi sarebbe un grandissimo aiuto, sottolineano dalla società. Auronzo d'inverno, conti più che a posto e una certezza. Le piste aprono. Il presidente Davia, decisivo sarà l'impegno del comune. Oggi si va avanti solo elevando standard delle offerte. E Auronzo, stasera il consiglio su bilancio e assunzioni alle ore 20:30 al Cursal. Da Calalzo, aiuti per 30.000 euro destinati alle famiglie contro il caro bollette. Belluno Kids c'è tutto l'anno. Quattro eventi anche in autunno. Si inizia domani con il primo spettacolo, Letture da paura con Alessandro Rossi. Gli altri appuntamenti per i bambini e le famiglie in calendario fino all'8 dicembre. Le manifestazioni, alcune divise in turni, aperte anche a piccoli che hanno 3 o 4 anni. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino. In questo caso, in prima pagina, come titolo principale, troviamo il seguente. Lo sponsor riapre il palaghiaccio. La Galvalux mette 100.000 euro per pagare le bollette e l'impianto sportivo di Thai Ricadore torna in attività fino a marzo. L'accordo con la società salva sia hockey sia pattinaggio. Restano ancora da risolvere due casi, in provincia Alleghe e Zoldo. E il tema viene ripreso in seconda pagina con tutti i particolari del caso. Scusate, viene ripreso all'interno perché in seconda pagina viene dato spazio al tema delle aziende e del lavoro. Dall'inizio dell'anno perse 75 imprese. Nell'ultimo mese si è notato un leggero cambio di rotta, sottolineano gli esperti della Camera di Commercio, ma è ancora poco significativo. A giugno 2022 ci sono state 25 aperture in più del 2021. E il presidente della Camera di Commercio, Pozza, sottolinea il suo timore che i numeri possano peggiorare nei prossimi mesi. E a proposito di aziende, una notizia sulla Marcolin, orario ridotto con lo stesso stipendio. Intesa innovativa, indennità di funzione per compensare il passaggio da 8 a 6 ore. Si parte in un reparto dell'occhialeria. Questo welfare aiuterà le famiglie, viene sottolineato. Cesca della CISL, novità importanti anche sul fronte del risparmio energetico e dell'ecologia. Paoloni della CGIL, per ora una sperimentazione che riguarda chi accetta i turni ridotti. E per quanto riguarda la occupazione, la disoccupazione, l'osservatorio regionale fa presente che a Belluno ci sono 10.000 disoccupati. Tra chi resta senza lavoro, il 16% è laureato. BIM GSP, bilancio positivo. Ma l'acqua manca. La società dei servizi idrici chiude con un utile di 825.000 euro e un patrimonio societario di 60 milioni, ma la siccità preoccupa. Da inizio anno abbiamo fatto 1.353 interventi per riparare le perdite. È ancora necessario essere parsimoniosi. L'intelligenza artificiale in corsia contro l'ictus. Scusate, in provincia si verificano circa 300 casi all'anno,
Ora c'è uno strumento in più per affrontare il problema, un sistema che permette di effettuare diagnosi in tempo reale e il tempo può fare la differenza sia nell'accorgersi dei sintomi sia nel trattarli. Aldo Lomier, è già tempo di diplomi. Martedì la cerimonia con i certificati Europass Mobility all'Istituto di Longarone. Ed eccoci a Feltre, nuova ciclabile lungo Via Prati, aperto il cantiere per la pista. Il traffico è stato parzialmente interdetto, i lavori si concluderanno entro novembre. Lunga 880 metri con doppia cordatura permetterà di arrivare fino all'ospedale. Fiera di San Matteo, fine settimana all'insegna dei sapori nella città di Feltre. E ancora da Feltre, dal Feltrino. Feltre a 22, 2022, l'esercitazione di protezione civile a carattere triveneto. Amministratori a lezione di emergenza. Stemberger, l'architetto dei bonsai. Il professionista da anni si occupa di coltivare piante nane, una passione che ha fin da quando era adolescente. Il mio sogno confida di poter realizzare un museo verde che possa ospitare i miei 200 esemplari da tutto il mondo. E l'articolo è corredato anche da alcune immagini delle sue piante. Ed eccoci in Valbelluna, Sest, il campiello entra in fabbrica. Organizzata da Confindustria Belluno, una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche la filanista Elena Stancanelli. Il sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, un momento che per noi e per tutti i cittadini ha un grande significato. Domani una messa per ricordare i defunti in montagna ad Agordo. Organizzata dal coro Agordo, si terrà alle ore 18. Donato Manfroi, l'addio di Cencenighe al sindaco senatore. Faceva chilometri per incontrare tutti di persona, viene ricordato. Riapre il palaghiaccio di Thai di Cadore e qui c'è l'approfondimento di quanto segnalato già in prima pagina. E da Cortina, intesa medico-sportiva a sostegno dei malati oncologici. Energem, in accordo con i medici di base, garantirà attività fisica. E sempre da Cortina, vertice tra associazioni ambientaliste, quasi 5.000 firme contro la nuova pista di Bob. E per lo sport, la Dolomiti Bellunesi nel campionato di Serie D di calcio va a Montecchio. Sarà un banco di prova. La partita è prevista oggi alle 15 in anticipo rispetto al turno normale che si gioca la domenica. Un anticipo motivato dal fatto che mercoledì la Dolomiti Bellunesi sarà chiamata a una partita di Coppa Italia. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale, a risentirci.